Ed eccolo qui tra le mie mani il 43esimo set di Lego Ideas, Lego Ideas Lighthouse. Come possiamo vedere dalla scritta, abbiamo un set di 2065 pezzi che al 1 settembre 2022, presente sugli store, ha un prezzo consigliato di 299 euro. È uno dei set Lego Ideas più costosi, ma oggettivamente è uno dei set più belli, come possiamo vedere sia dalle immagini, ma come andrete a scoprire, andremo a vedere insieme, perché non vedo l'ora di aprirlo, di montarlo e di vedere come è fatto. Già dalle immagini della scatola, ora non fate caso alla scatola leggermente danneggiata, ma è solo la parte esterna che è danneggiata, come possiamo vedere dalle immagini, vi dicevo, anche sul retro possiamo vedere che il set può essere aperto e giocato, possiamo interagire con i personaggi, possiamo fare tante cose, possiamo aprire la casa, possiamo ovviamente accendere e spegnere il faro, perché è un set motorizzato, ma internamente c'è da dire che non sono incluse né le pile e neanche la luce. Io a questo punto direi di aprirlo, di scoprire insieme cosa c'è dentro e poi non fare altro che montarlo. Abbiamo la base, il libretto di istruzioni, 13 bustine, qui all'interno abbiamo il connettore, un altro pezzo motorizzato, la base, le istruzioni e le bustine accessori ai vari numeri. 13, vi dicevo, sono le sezioni e iniziamo a costruirlo.
è trascorsa qualche ora e il primo libro lo abbiamo già terminato. Ecco quello che ci troviamo davanti in questo momento. Abbiamo la base, quindi la roccia con l'acqua al di sotto, abbiamo già terminato la casa, l'ingresso al faro sostanzialmente, manca il tetto e manca poi la prosecuzione del faro. Abbiamo installato già il motore, il meccanismo per accendere il faro, per metterlo in movimento, quindi il meccanismo è già all'interno. Possiamo, come vi faccio vedere, possiamo già accendere il faro e metterlo in movimento. Il pulsante è posto all'interno della caverna. Insomma, veramente, veramente bello. Ora io mi prendo un attimino di pausa perché ho bisogno di prendermi una pausa, anche se sostanzialmente è stato veramente bello costruirlo in qualche oretta, ma il tempo vola quando ci si dedica a costruire set Lego, veramente. Se siete degli appassionati sapete di cosa sto parlando. E mi prendo una pausa e tra poco proseguiamo con il resto della costruzione. Finalmente terminato in tutto il suo splendore, il cosiddetto faro, il lighthouse, il 43esimo set di Lego Ideas. Io penso che le immagini riescano a descriverlo meglio di quanto io sia in grado oggettivamente di fare. Vi faccio vedere, l'ho girato sia per mostrarlo anche nella parte posteriore, ma per farvi vedere che questo set ci dà la possibilità anche di presentarlo in un altro modo. Noi abbiamo la possibilità di svincolare e di scollegare queste tre sezioni delle finestre per poter vedere come il faro è costruito internamente. Abbiamo le scale per salire al di sopra del faro, abbiamo tutta una serie di accessori che vanno ad arricchire il set anche internamente. Internamente abbiamo anche la possibilità di sbirciare e vedere come è costruito e come è fatto
la casa per poter accedere al faro. Abbiamo il letto, abbiamo il comodino con una bellissima candela, ma oltre a questo anche nella parte opposta un caminetto. Caminetto che anche lui, oltre al faro, può essere acceso mediante lo stesso meccanismo. Ma prima di farvelo vedere in funzione, vi faccio vedere che può essere rimossa un'altra sezione, la sezione dello scoglio, dietro il quale abbiamo il vano batterie che appunto alimenta tutto il meccanismo. Vano batterie che contiene 6 pile AA che non sono incluse in confezione. Io inizialmente vi avevo detto che oltre alle pile non erano incluse le lampadine, ma in realtà il meccanismo per l'illuminazione è totalmente incluso in confezione. Bisognerà soltanto comprare le 6 pile per poterlo azionare. Richiudiamo la roccia e a questo punto io direi di azionare il faro. Per azionarlo ci basterà semplicemente entrare internamente alla grotta con la mano, trovare la leva e abbassarla. E la magia avviene. Come possiamo vedere, il faro comincia a girare e ad illuminare tutta la stanza intorno a voi. Ovviamente non è una luce gigantesca, però farà la sua bellissima scena. Oltre al faro, come vi avevo detto, si illuminerà anche il caminetto e illuminando di una bellissima luce arancione l'interno della casa. Spegniamo il faro, rimontiamo il tutto. E a questo punto cos'altro dire? Penso che le immagini siano state molto più esaustive nel raccontarvi la bellezza di questo faro. Io spero che la mia recensione vi sia stata utile a comprenderlo, a vederlo un po' più da vicino e, perché no, a decidere di acquistarlo, perché oggettivamente questo faro farà invidia a chiunque entrerà in casa. È bellissimo, è facile da costruire, non perché sia semplice, ma perché vederlo crescere dal basso piano piano, quando posate la roccia, poi posate la casa, pian piano cominciate a tirarlo su, è un piacere costante finché non posate poi l'ultimo tassello e lo accendete e lo vedete funzionare. Io spero appunto che la mia recensione vi sia stata utile, vi ringrazio per avermi ascoltato e visto fino in fondo e grazie, spero a presto.